L'Associazione Cuore Amico ha promosso il 29 aprile scorso la tavola rotonda La sfida missionaria del XXI secolo. Moderati da Licia Colò nella chiesa di San Giorgio sono intervenuti tra gli altri Don Armando Nolli, Don Flavio Dalla Vecchia e Padre Giulio Albanese. Credo che noi siamo un po' tutti dei privilegiati, quindi credo che sia un nostro dovere fare qualcosa per aiutare chi è meno fortunato di noi. I missionari fanno uno splendido lavoro in tante aree del mondo, quindi è nostro dovere, se non aiutarli, fare qualcosa anche di più, far conoscere il loro lavoro, che molte volte viene sottovalutato perché è un lavoro che si svolge in un grande silenzio. Padre Albanese, direttore di Popoli e Missione, ha sottolineato la vocazione missionaria del cristianesimo. Siamo chiamati infatti a testimoniare il Vangelo negli ambiti in cui viviamo e operiamo. Purtroppo assistiamo quotidianamente all'affermazione dei nazionalismi, dei provincialismi. Dunque, come se cristianamente parlando ci chiudessimo in sagrestia. Quello che ci viene chiesto, guardando anche ai nostri missionari e missionarie che, per usare il linguaggio di Papa Francesco, operano nel sud del mondo, nelle periferie del mondo, dovremmo avere la capacità col cuore e con la mente di capire che essere cattolici significa davvero avere uno spirito di universalità. L'evangelizzazione è la globalizzazione perspicace, intelligente di Dio. In fondo credo che questo sia il messaggio su cui dovremmo riflettere, guardando soprattutto al futuro. Suor Lucia Sabbadini, medico missionario in Camerun, ha portato la sua testimonianza e l'avvocato Michele Bonetti ha presentato le esperienze di cooperazione internazionale sviluppate dalla Fondazione Tovini. La missionarità è qualche cosa che coinvolge tutti, proprio da un punto di vista, in primo luogo, di capire cosa è la globalizzazione della solidarietà, il capire di essere in un mondo che è un tutto uno comunque, e questo secondo me è il primo passo per poi operare, intervenire, fare, costruire, ma prima avere il convincimento che siamo su una barca che è comune.